L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 8 luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che nell'anno della pandemia si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, con un occhio sempre attento all'innovazione e alla leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Avvocato dell'anno, diritto del lavoro, consulenza strategica. Il premio va a Olimpio Stucchi, Uniolex Stucchi & Partners. E andiamo a raccontare un po' qualcosa di più di Olimpio Stucchi, naturalmente la motivazione per questo premio. Olimpio Stucchi alla guida di Uniolex è uno tra i professionisti più quotati a livello nazionale in materia della consulenza strategica, per il prestigio, la reputazione e la profonda conoscenza della materia giuridica, la cui visione ampia e trasversale lo rendono uno tra i più affermati avvocati del panorama legale italiano. E attendiamo Olimpio Stucchi, come vedi anche adesso dietro si fa festa, insomma, esatto. Sorridono. Sì, è bellissimo. Guardate, arrivate presto qui perché praticamente qua si trasformerà in un rave party questa sala. Sì, ci sono buone possibilità. Ci sono buone possibilità. Sì, certo. Allora, attendiamo Olimpio Stucchi per il premio Avvocato dell'Anno, diritto del lavoro, consulenza strategica, che arriverà a momenti. Uniolex Stucchi and Partners. Ed eccoli qua. Ecco, ottimo. Arriva giustamente tutto il team, tutto, una parte. Giusto così. Certamente, è giusto, ma infatti a noi piace quando riempite il palco, perché dà l'idea proprio del lavoro di squadra e del lavoro che è stato fatto in tanti mesi, questi ultimi mesi, insomma. Buonasera avvocato, sta Buonasera. Bene? Tutto bene? Perfetto. Ottimo, mi fa piacere rivedervi. E però prendete anche Manuela, il premio. Manuela è effettivamente la luce, però. Sì. Sì, così è vostro, il premio fate le Manuela foto. È abbagliante, ma non dimenticatevi il premio. Il premio lo è ancora di più, dai, assolutamente. E le luci ancora. La luce ancora di più, esatto. Grazie a voi, complimenti e buona serata. Grazie. Siamo in compagnia di Olimpio Stucchi, managing partner dello studio legale Uniolex Stucchi & Partner e premiato nel corso dei Le Fonti Awards 2021. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno. Ecco avvocato, anzitutto complimenti per il riconoscimento. Entriamo subito nel vivo. Le chiedo la consulenza strategica e la consulenza legale alle aziende. Sono due materie differenti, ma sono tra loro sempre più interrelate a suo avviso, e qual è anche la sua esperienza al fianco degli imprenditori in questo senso? Allora, innanzitutto mi faccia dire due parole di ringraziamento per la giuria che mi ha assegnato questo premio prestigioso in una categoria che è di grandissima importanza, di ancora maggiore prospettiva, perché le aziende, quelle più lungimiranti, stanno puntando molto sulla consulenza strategica. Oramai la consulenza day by day è diventata una commodity. La consulenza strategica invece è fondamentale per le decisioni macro delle aziende. Allora, a quel punto, certe decisioni non vengono più prese soltanto dai consigli di amministrazione, bensì si convoca anche un avvocato esterno che abbia grande competenza e grande esperienza per partecipare ai processi decisionali. Ovviamente si tratta di questioni macro, di questioni di grande importanza per le aziende, per esempio come in una materia tipo le ristrutturazioni, i grandi interventi, le grandi decisioni che le aziende devono prendere. Ad esempio, un'esperienza recentissima che ha riguardato me e i miei soci e tutto il mio studio ha riguardato un processo di insourcing di migliaia di dipendenti e per un fatturato che prima era lasciato in outsourcing ad aziende esterne per un bel numero di milioni di euro. Allora, questa era una decisione fondamentale per questa azienda
ci hanno coinvolti dall'inizio. Quindi la scelta, quella lungimirante, è di gestire insieme i profili di business e i profili legali, sin dall'origine, quando c'è da plasmare la fisiologia di una decisione e non chiamare l'avvocato soltanto alla fine, quando c'è l'aspetto patologico, vale a dire contenzioso. Assolutamente. Avvocato, giusto in questi giorni è arrivato il via libera al Recovery Plan italiano, c'è anche, insomma, arriverà una pioggia di contributi per l'Italia, una parte saranno destinati al mondo del lavoro. Come giudica gli interventi che sono stati messi, insomma, in piano? Allora, il Recovery Plan italiano è un ottimo piano, in linea generale. Grande lavoro e grandi risultati ha fatto l'attuale governo. Purtroppo, però, la parte relativa al lavoro mi sembra la più debole. Mi sembra anzitutto che sia frutto delle logiche del governo precedente e che non abbia visto interventi da parte di questo governo. Una volta di più si sono puntati tanti soldi, soprattutto soldi aggiuntivi che ci piovono da casse esterne, oltre 6 miliardi di euro, sul tema dei centri per l'impiego, quindi potenziamenti dei centri per l'impiego e formazione. Purtroppo abbiamo ottima esperienza che i centri per l'impiego, prima erano gli uffici di collocamento, insomma, non hanno dato buoni risultati, e le politiche di formazione purtroppo servono soltanto a remunerare chi fa la formazione, ma non a formare i lavoratori che dovrebbero essere formati, che dovrebbero acquisire delle competenze. Credo che purtroppo la parte del recovery plan che riguarda il mondo del lavoro non sia adeguata. Mi spiace, perché il resto del piano invece ha dei contenuti veramente eccellenti. Credo che una volta di più però si butteranno via dei soldi inutilmente. Ed è un peccato, perché chiaramente il settore del lavoro è un settore assolutamente chiave per la ripartenza. Totalmente. Avvocato, siamo quasi a un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, che ha chiaramente riguardato tutti noi. Le chiedo come l'avete vissuta in studio e quali sono le idee e anche i progetti che avete per il futuro. Allora, è stato un periodo difficile e intenso. Anzitutto abbiamo avuto, se vogliamo, un piccolo colpo di fortuna, perché a inizio 2020, quindi proprio nel mese di gennaio, abbiamo acquistato e implementato degli strumenti digitali per lavorare a distanza. E questi 2 mesi dopo sono diventati utilissimi. Fortuna vuole che nel frattempo avevamo fatto un po' di tirocinio. Questo ha voluto dire per noi continuare a lavorare, anche perché durante il periodo del lockdown abbiamo avuto molte aziende che facevano parte delle filiere essenziali, e quindi hanno dovuto continuare a operare, e noi, pur lavorando da remoto, abbiamo potuto essere operativi come se fossimo attivi in studio. Quindi da questo punto di vista è andata molto bene, e ugualmente da un punto di vista di risultati è andato bene, quindi abbiamo chiuso l'anno comunque col segno più. È certo però che noi del mondo legal viviamo della salute dei nostri clienti, e quindi c'è un flusso maggiore o minore di richiesta di lavoro a seconda di quella che è la salute del cliente. Allora, il procedimento di insourcizzazione di attività lo avevamo già visto nel corso degli anni. Per alcuni filoni il lavoro si è fermato proprio perché le attività non sono state richieste, perché si è fermato tutto. Penso per esempio al settore del reclutamento nel private banking. Altri sono stati dichiarati non commerciabili per legge, vedi per esempio tutto il tema dei licenziamenti. Col blocco dei licenziamenti gli avvocati lavoristi hanno perso un'aliquota di lavoro, bisogna dirlo. Noi siamo riusciti, ma non solo noi, sono sicuro, siamo riusciti
comunque a passare il 20 e a passarlo anche bene. È chiaro che nel 21 stiamo cercando di capire come va. Q1 e Q2 sono andati discretamente bene e stiamo assistendo a fenomeni di ripartenza. E qui si tratta di stare attenti ed estremamente vigili a vedere quali sono le tendenze e del mercato e dei nostri clienti, perché saranno loro a dirci dove guardare e ciò di cui avranno bisogno, se ci saranno bisogni nuovi, se i bisogni saranno quelli di prima e quindi che cosa noi dovremmo fare, fermo restando che i progetti che facemmo nell'ultimo quadrimestre del 19 sono rimasti nel cassetto e quindi sono stati congelati, ma sono pronti per essere ripresi. Quindi è un momento davvero di grande attenzione per comprendere dove sta andando il mondo dell'impresa, perché noi siamo un indotto del mondo dell'impresa e dobbiamo muoverci in questo modo. Sì, e poi appunto chiaramente voi giuslavoristi avete un ruolo assolutamente di primo piano per le imprese, per dare un po' la strada e indicare la strada e le strategie, insomma, una grande responsabilità. Bene, avvocato, grazie per essere stato con noi, avvocato Olimpio Stucchi, Managing Partner Uniolex. Grazie a voi.